Un saluto ai lettori di smartworld.it. Chi ha sbaragliato il settore delle action cam con le sue soluzioni dell'ottimo rapporto qualità-prezzo? Ma qualche mese fa l'azienda cinese ha fatto anche capolino nel settore delle mirrorless. Lo ha fatto con questa IM1, una mirrorless che punta molto sul rapporto qualità-prezzo. Vediamo se la formula vincente che ha reso molto popolare le action cam I è anche su questa M1. Partiamo quindi col vedere come è fatta questa IM1. Frontalmente troviamo l'illuminatore per l'autofocus, tenetelo acceso salvo particolari esigenze, e l'attacco per l'obiettivo. Attacco per l'obiettivo che è compatibile con lo standard micro 4 terzi, quindi non solo potete usare gli obiettivi di I, ma potete anche montarci appunto gli obiettivi compatibili con questo standard. Sul lato destro uno sportellino che ce l'ha. Micro USB, slot per la scheda SD e micro HDMI. Inferiormente, oltre ovviamente all'attacco per il cavalletto, sportellino che permette di accedere al vano batterie, batteria in questo caso da 900 mAh. Sull'altro lato invece un semplice speaker, giusto per ascoltare i video, mentre invece sulla parte superiore trovate la slitta per il flash, per usare un flash esterno visto che non è presente alcun tipo di flash su questa M1, la ghiera per la selezione della modalità di scatto, dove al centro c'è anche il pulsante per avviare la registrazione dei video, interruttore per accendere e spegnere la fotocamera, pulsante di scatto ed una ghiera, diciamo, tuttofare, che può essere usata per variare i parametri di scatto, come appunto può essere apertura, velocità dell'otturatore. Posteriormente il display LCD da 3 pollici in vetro, touchscreen, con di fianco soltanto due pulsanti fisici. Oltre a quello che è lampante all'occhio e al sensore, a bordo della M1 c'è anche Bluetooth e Wi-Fi che permettono di accoppiarla ad uno smartphone per sincronizzare le foto, scaricare nuovi preset di scatto e anche per aggiornare il firmware. Peccato però che manchi lo scatto remoto. Passiamo a vedere l'interfaccia di questa M1. Partiamo dalla modalità manuale. In questa modalità, oltre ad avere i parametri più importanti di scatto, la variazione delle impostazioni di scatto la si fa semplicemente selezionando apertura del diaframma o velocità dell'otturatore e agendo sulla ghiera. Passando invece sulla destra possiamo selezionare il profilo del colore fra uno standard, ritratto, vivido che dà più saturazione ai colori, un bianco e nero naturale ed un bianco e nero a contrasto alto. Andando invece verso sinistra accediamo ai parametri di scatto, come appunto può essere ISO, bilanciamento del bianco, metodo di misura dell'esposizione, modalità di messa a fuoco, qualità dei video e impostazioni diciamo più hardware come spegnimento automatico, spazio colore e luminosità del display. Passiamo invece a vedere una delle modalità di scatto più interessanti, di fianco infatti alle classiche modalità scena, appunto sport, tramonto, lume di candela, c'è anche questa modalità di composizione assistita che permette di selezionare una foto fra quelle presenti di default e vi posizionerà sull'inquadratura la silhouette del modello o della modella che voi dovrete posizionare appunto all'interno dei limiti per ottenere lo stesso risultato, comunque paragonabile a quello che viene mostrato qui sulla fotocamera. Come scatta quindi questa IM1? Bene, anzi molto bene. Il sensore da 20 megapixel, un CMOS formato 4 terzi, non fa brutti scherzi. I colori sono fedeli e anche la nitidezza c'è. L'aspetto viene un po' meno forse con i JPEG alle alte sensibilità. Però scattando in RAW si riesce veramente a tirare fuori un sacco di informazioni e secondo le nostre prove fino a 6400 ISO si riesce ad ottenere risultati più che utilizzabili. In termini di performance c'è tutto quello che serve per accontentare il principiante o chi non fa fotografia di azione. Le raffiche sono a 5 fps e i tempi di accensione sono più che accettabili.
Unica pecca di questa fotocamera, bisogna dirlo, è senz'altro l'autofocus. Tendenzialmente si comporta bene, quando riesce a agganciare il soggetto la messa a fuoco è piuttosto rapida, il problema è che questo non gli riesce sempre molto bene. Anche in condizioni di buona luminosità può succedere che non riesca ad agganciare il soggetto e che quindi non riusciate a scattare in tempo. Non è un problema se state riprendendo un soggetto fermo, ma se invece cercate foto più di azione potreste perdere qualche buono scatto. La M1 ovviamente riprende anche video, se arriva al 4K a 30 fps o 1080p a 60 fps. I video sono tendenzialmente buoni, nitidi, ricchi di informazioni e i colori sono fedeli. La stabilizzazione però è solo elettronica ed è attivabile soltanto in Full HD. Bene, detto tutto questo è il momento di parlare di prezzi. Quanto costa quindi questa IM1? Su Amazon la trovate a 539 euro per il kit che include solo un obiettivo, lo zoom 12-40 mm che abbiamo provato anche noi. Per il kit che include anche il medio tele 42,5 mm f1.8 servono 649 euro. Non male, ma considerate che su Gearbest il kit con un obiettivo viene solo 360 euro circa, mentre il kit che include anche il medio tele siamo sui 450 euro. Se quindi state cercando una buona soluzione per entrare nel mondo delle fotocamere ad obiettivi intercambiabili e non volete spendere troppo, la IM1 è senz'altro un'alternativa da tenere in considerazione. È interessante anche per chi possiede già un corredo micro 4 terzi e cerca un corpo macchina da affiancare a quello principale. Maggiori dettagli, foto e video sample li trovate nella recensione completa su smartworld.it. We'll be right back.